Buonasera, che si può dire di Grazie. differente rispetto a quello che stiamo dicendo ormai da settimane? Poco, nel senso che dobbiamo aspettare l'effetto di queste misure che sono state messe in campo e tutti noi operatori sanitari in prima linea contro la malattia, lavorare, lavorare, lavorare. C'è poco da dire di nuovo, purtroppo. Poco da dire. Senta, la reazione degli altri paesi rispetto, cioè stanno imparando da noi oppure no? A sentire le parole di Boris Johnson sembrerebbe di no, insomma. Tra l'altro adesso c'è anche un post che, di 8 minuti fa del ministro degli esteri Di Maio che se l'è presa contro un conduttore radiofonico, televisivo, pardon, inglese, che se n'è È un uscito con... medico, peraltro, non è solamente un Eh sì, conduttore. è un medico che dice, appunto, il dottor Christian Jessen, che dice: gli italiani usano il coronavirus come scusa per non lavorare e per fare una lunga siesta. Boris Johnson ha detto: vabbè, tanto ci ammaliamo tutti, quindi è inutile bloccare l'attività produttiva. Insomma, che ne pensa di queste prese di posizione, professore? Allora, diciamo, andiamo per ordine. Quello che ha detto Boris Johnson, l'ha detto a titolo personale, voglio dire, è una sua idea. Siamo in un paese libero, certo, un capo di Stato dovrebbe avere molta più prudenza a dire queste cose che non hanno un fondamento. Il conduttore televisivo in realtà sì è medico, però diciamo, si dedica ultimamente più a TV, quella che noi definiamo un po' spazzatura, più che diciamo, a un'attività medica, quindi chiaramente per fare clamore diciamo, ci si riesce bene, no? È facile pestare su alcuni tasti. Cosa fanno gli altri paesi in Europa? Non tutti diciamo, ragionano come può essere l'Inghilterra, come possono essere gli Stati Uniti. Voglio dire, abbiamo esempi di paesi, insomma, io conosco personalmente persone che sono impegnate in sanità in Francia, in Spagna, anche in Olanda, che prendono sul serio questa problematica. Quindi c'è un incremento ovunque, la pandemia si espande, noi sfortunatamente arriviamo un po' prima, nel senso se abbiamo una decina di giorni di vantaggio, sfortunatamente, però diciamo fra 10 giorni la situazione negli altri paesi probabilmente sarà simile alla nostra, Luigia. quindi ce ne riparliamo fra 10 giorni. Noi ci siamo purtroppo dovuti portare avanti con il lavoro, forse siamo stati un pochino impreparati nella fase iniziale perché è un virus, come dite giustamente voi, uomini di scienza, totalmente sconosciuto. Anche nel Lazio, anche nella città di Roma ci si sta comunque attrezzando perché tra pochi giorni, se non sbaglio, mancano poco più di 72 ore all'apertura del Columbus Covid-2 Hospital. Questo cosa ci dice? Che se poi politica e comunità scientifica vogliono, ovviamente ci sono le possibilità per dare una mano a questa sanità. Assolutamente sì, questo, ci sono varie esperienze nel mondo, io cito sempre l'esperienza coreana che sarà diversa dalla nostra, che ha diciamo, puntato sulla diagnostica e diciamo, i risultati sembrano, poi dovranno essere valutati posteriori chiaramente, però sembrano essere interessanti perché c'è diciamo, una quantità di morti inferiore alla nostra. Però chiaramente adesso questo non importa, non è importante quello che è stato fatto prima, è importante quello che si deve fare non ieri ma domani. E domani bisogna prepararsi, 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 è quello che stiamo facendo noi nel nostro ospedale. Posso dire che giornalmente ci si incontra per prepararsi all'impatto dei malati, che speriamo sia non così importante, e come ha citato lei, il Covid Hospital alla Columbus è esattamente una di queste risposte. Diversi posti letto per terapia intensiva, diversi posti letto specifici per questi tipi di malati per cercare di affrontare al meglio l'emergenza, che noi onestamente, stando dentro il sistema, vediamo. Senta, lei avrà sentito anche le dichiarazioni del professor Galli fatte ieri a Piazza Pulita. Ha detto che le persone con infezione in Italia sarebbero molte di più di quelle rilevate fino adesso, da 10 a 20 volte. Tenuto conto che oggi il numero è di 15.000 contagiati, si tratterebbe di 150.000-300.000 contagiati. Ecco, dal suo punto di vista. Se questo dato fosse vero, e d'altra parte Galli è certamente
suo un parere rilevante, no? Certo, come no. Ecco, se fosse vero, che cosa vorrebbe dire, secondo lei? Allora, qui bisogna intendersi sui numeri. Il fatto che ci siano molti più malati è probabile, perché chiaramente, non avendo fatto un'analisi a tappeto, noi non sappiamo quante persone senza sintomi hanno sviluppato e superato la malattia. Questo non significa che se noi abbiamo 300.000 malati il numero di morti aumenta significativamente. Se ragioniamo solo sulle percentuali, molto probabilmente il famoso tasso di letalità che adesso tutti conosciamo sarebbe inferiore, perché chiaramente il numero dei malati sarebbe maggiore. Quindi, però non è questo, cioè io quello che dico, non bisogna pensare al tasso di letalità, il 6%, il 2%, l'1%. Quello che ha di problematico questa malattia è una malattia che ha una percentuale chiara di malati che devono essere assistiti mediante ventilazione. Questo è un fatto ormai assolutamente chiaro ed è a questo che bisogna prepararsi, cioè identificare il più rapidamente possibile questi malati e, diciamo, prepararsi per dare le giuste cure. Adesso questo dobbiamo se fossero 300.000, sì, anche la percentuale di coloro che devono essere ventilati artificialmente chiaramente sarebbe 20 volte inferiore, no, ovviamente. Però il problema, quello che ci interessa a noi, non è la percentuale, è il numero assoluto, perché quello ci interessa, cioè quello che importa è quanti malati dovranno avere delle cure intensive. E con questa malattia, considerando la sua diffusione, questo numero non è assolutamente irrilevante, anzi è importante. Quindi quello che bisogna fare è prepararsi in modo serio, come peraltro si sta cercando di fare in tutta Italia, a questo impatto. Questo è quello che dobbiamo fare adesso. Luigia. Poi ragioneremo se si può fare, se si fosse potuto fare qualcosa di diverso, ma adesso non è importante. Comunque è credibile quello che ha detto il professor Galli, potrebbero essere 10-20 volte di più. Allora 10-20-30, questo il numero è difficile farlo, sicuramente sono di più, questo non c'è dubbio. La cosa che le volevo chiedere, ho colto attraverso un altro dibattito scientifico oggi, sempre una diretta televisiva, che si sta lavorando e dentro qualche giorno si potrebbero avere dei tamponi con una risoluzione, se non più precisa, più veloce quantomeno. Le risulta? Allora, dipende a cosa ci riferiamo, perché stanno girando molto il concetto di test rapidi. Non so se lei si riferisce a questo, cioè un test che in un'ora ci permette di fare la diagnosi. Allora, ci sono due tipi di diagnosi: una diagnosi basata sulla ricerca dell'acido nucleico del microorganismo, in questo caso del virus, ed è quello che si sta facendo adesso, e già esistono dei sistemi ancora più rapidi per poterle evidenziare. Poi c'è un altro ambito che è complementare al primo, che è quello della rivelazione degli anticorpi, cioè della risposta che l'organismo umano dà nei confronti del virus. E qui ci sono dei sistemi disponibili già commercialmente che ci permettono di avere questa informazione in modo rapido. È evidente che i due sistemi non sono uno che esclude l'altro, ma possibilmente potrebbero essere utilizzati contemporaneamente. Oh, molto bene. Senta, per quanto riguarda adesso la speranza che viene dal farmaco contro l'artrite reumatoide, no, è una roba seria oppure no, secondo lei? Sì, assolutamente sì, perché lo si dice sempre, questa è una malattia nuova, però non è un alibi, è una realtà, nel senso, noi conosciamo questa malattia da 3 mesi, quindi voglio dire 4 mesi, quindi effettivamente le conoscenze che abbiamo le stiamo accumulando adesso. Quello che sembra evidenziarsi è che questa malattia, il virus, causa un'infiammazione, una reazione in alcuni individui, una reazione importante dell'organismo che aggrava la polmonite già esistente. Questo è legato alla produzione di alcune sostanze che si chiamano citochine, in particolare una di queste, l'interleuchina 6, che aumenta moltissimo questa infiammazione. Il farmaco di cui lei parlava agisce contro l'interleuchina 6 bloccandone l'azione e in questo modo riduce l'infiammazione. Può essere assolutamente utile in alcuni casi specifici, soprattutto quelli più gravi. Quindi è un'utile aggiunta. Assolutamente. Quindi per gli effetti del coronavirus, avevo letto che comunque agiva anche contro gli spike, cioè quelle proteine, no, che si attaccano alle cellule umane, è vero? Allora, questo? Il virus è un virus molto molto semplice. In realtà
ha questi spike, che sarebbero i recettori sì. del virus, che si legano ad alcuni recettori umani nostri, sì. che sono particolarmente presenti nel polmone, sì. anzi proprio negli alveoli polmonari, cioè la parte più interna sì. del polmone. Quindi lui infetta, il virus infetta in modo selettivo il polmone e quindi causa... diciamo chiaramente un'infiammazione, causa un danno, sì. un danno delle cellule alveolari, quindi delle cellule del polmone, questo causa l'infiammazione e causa quella che, anche questo ormai è noto, va sotto il nome di polmonite interstiziale. Oh, e quindi agisce anche contro il virus questo farmaco, non solo contro il farmaco agisce contro la esagerata reazione okay. che il nostro organismo mette in campo contro il virus. Ho letto che agiva anche sullo spike, insomma. Che poteva... agisce in realtà sui mediatori dell'infiammazione okay. che danno alla fine il danno. È come se spingessimo un interruttore, ok? Okay? Cioè, è come se ci fosse un fuoco, noi ne riduciamo l'intensità e quindi riduciamo il danno a livello polmonare. Non diminuisce anche l'attività del virus? No, non agisce direttamente sul virus, okay. agisce sui danni che il virus causa. Perfetto. A livello del polmone. Luigia. Le volevo chiedere quanto è importante una diagnosi, se non immediata, quantomeno veloce, anche rispetto a tanti racconti che stanno emergendo e che non riguardano necessariamente le persone con un quadro, diciamo, di immunodeficienza oppure con problematiche. Guarda, c'è proprio un dato che è arrivato adesso, l'Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che dei 1266 morti solo 2 non avevano altre patologie. Sì, questo è, diciamo, abbastanza usuale per quanto riguarda i virus respiratori, cioè la stessa cosa che succede con l'influenza. Questo però non è che ci rende più contenti. È un dato dell'IS, però, insomma. No, certo, è chiaro che la mortalità è legata alla persistenza, alla esistenza di altre infezioni, però voglio dire, la mortalità è così perché si mettono in campo delle strategie di sostegno certo. alla respirazione che permettono di superare la fase acuta, altrimenti avremmo danni anche in persone che non hanno altre malattie. Questo bisogna averlo allora, ben grazie chiaro. Alla terapia intensiva, appunto, dei 1266 morti, solo Bravissimo. 2 non avevano altre patologie, quindi quei 2 sono poverini, sono proprio morti di coronavirus, gli altri sono morti di un insieme di patologie aggravate dal coronavirus. Sì, però diciamo non sarebbero morti se non ci fosse stato il coronavirus, questo va detto. Luigia. No, infatti credo che sia una distinzione piuttosto forte, perché le ripeto, mi hanno colpito delle storie che, come tutti quanti stiamo leggendo, per fortuna alcune persone poi ne sono uscite, però il fatto magari di aver trascurato per qualche giorno una febbre molto alta, di non aver... come dire, ma non perché l'abbia trascurata magari il medico curante, noi stessi magari possiamo aver pensato certo. di non essere entrati in contatto con il virus, ma adesso mi pare di capire, no, professore, mi corregga se sbaglio, che il virus è un po' ovunque. Ormai, comunque, per rispondere alla prima domanda, la risposta è assolutamente sì. Questo in generale, qualsiasi infezione, se viene diagnosticata precocemente, può causare danni a livello minore. Questo è assolutamente intuitivo, no? Quindi è evidente. Quindi sicuramente una diagnosi precoce aiuta sicuramente anche nella terapia e nella gestione di qualsiasi infezione, compresa questa. E quindi, l'altra domanda non la ricordavo, chiedo scusa. No, appunto, dicevo, se il fatto di intervenire con una certa immediatezza, certo, perché ho letto anche di un giovane di 23 anni a Cremona che è stato costretto proprio ad essere intubato, ma probabilmente perché veniva, ecco, da 4-5 giorni di febbre alta, no? Perché assolutamente sono entrato in contatto sì. con la malattia, forse non riusciamo più neanche a renderci conto come si entra in contatto. Poi certo, tutto quello che stiamo facendo... Diciamo adesso c'è, vuol dire, l'ha dichiarato l'OMS, non è che cambiano, che con i nomi cambia la situazione, il concetto di pandemia è legato a una diffusione mondiale, ma diciamo il virus è ovviamente in mezzo a noi, quindi bisogna identificare presto le persone che sono venute a contatto col virus, isolarle per cercare in ogni caso di ridurre la disseminazione, perché questo non ci deve scoraggiare da questo punto di vista. Più si riducono i contatti, più si identificano le persone con malattia a vario livello e si evita la diffusione del virus prima, il problema sarà superato. Arrivano messaggi. Ovviamente certo.
Sì. Arrivano messaggi, no, è chiaro questo, dice Mario, no, che ci manda un messaggio tra i tantissimi al 3775 104 500. Ma è sicuro che rimanendo 15 giorni a casa i contagi caleranno significativamente? Sicuramente sì, ci sarà una riduzione importante della diffusione del virus. Non ci dimentichiamo, questo virus è un virus che si replica nell'uomo, non c'è un serbatoio esterno, quindi meno persone si infettano, meno il virus circola, e progressivamente, questo non è come accendere o spengere l'interruttore, chiaramente, progressivamente il virus sarà meno presente in mezzo a noi, assolutamente sì. Ci vuole il suo tempo, però, ovviamente. Ci vuole il suo tempo, e questo risponde anche, dice, quando si potranno avere dei riscontri positivi, domanda Robby, insomma. Quindi, no. L'esempio che abbiamo è quello della Cina, ci sono voluti mesi. L'abbiamo l'esempio in Cina, no? Che adesso i contagi sono ridotti significativamente. Bisogna insistere. Luigia, per salutare il professore. Sì, le chiedo quello che è stato fatto, che verrà fatto tra qualche giorno e che ricordavamo proprio in appoggio al Gemelli. Secondo lei deve essere replicato in tanti altri posti, allora ancora di più, compatibilmente con una serie di attrezzature che servono? Comunità scientifica, protezione civile e politica devono andare in quella direzione, perché poi parliamoci chiaro, professore, lei lo sa meglio di me, insomma, ci sono tantissimi malati da Covid-19 in Nord Italia, ce ne saranno probabilmente molti altri al centro-sud, ma ci sono anche gli altri malati. Noi in questo momento assistiamo ad una cosa che non abbiamo forse mai vissuto: chi vuole fare un esame diagnostico, anche magari importante, non può farlo in tante strutture. Questo è un effetto collaterale importantissimo di questa situazione. Lei ha centrato l'obiettivo, assolutamente. Bisogna impegnarsi per evitare che ciò accada, quindi concentrare le forze, perché l'emergenza è assolutamente importante, ma nello stesso tempo non dimenticare tutto il resto. Io faccio il microbiologo, quindi io mi occupo della diagnosi, ed è quello che faccio nel laboratorio dei Gemelli, nel senso, noi abbiamo un'equipe specificamente dedicata, che ringrazio se posso, perché veramente fa i salti mortali, onestamente, e per cercare di dare una risposta. Però c'è tutto il resto dell'equipe che continua a lavorare sulle altre problematiche infettive che noi abbiamo, che noi trattiamo nel nostro ospedale. Quindi bisogna sforzarsi di ridurre quello che non è strettamente necessario, ma non dimenticare assolutamente gli altri malati. Grazie, professore. Grazie per il suo tempo, veramente, per il lavoro che sta svolgendo. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.